Buongiorno, buongiorno, buongiorno cazzo, mi viene da dire, buongiorno. Allora, vabbè, inutile dire, scrivetevi, condividete, e bla bla bla, si tocca il calcio per le maglie, codice Peppi, Instagram, è inutile dirlo, perché sinceramente sono troppo, non dico depresso, ma quasi. Cioè, non è possibile che il primo anno, no, in cui l'Europa League diventa veramente, veramente competitiva, infatti da 40, da 42 squadre, da 48 squadre sono passate a 32, i primi nel girone vanno direttamente agli ottavi, varie modifiche hanno fatto, non è possibile che al primo anno dal ritorno, da far diventare l'Europa League molto simile alla vecchia Coppa UEFA, noi dobbiamo capitare nel girone di merda, sia noi che la Lazio non ci è andata per niente bene, per niente bene. E allora sono d'accordo con chi dice: oh, sei in Europa League, che volevi la squadra parrocchia, ovviamente te la devi giocare, ed è giusto così. Però in maniera ironica lo dico, non è possibile che o vai in Champions o vai in Europa League, sempre un girone difficile lo devi beccare, mentre vedi un girone di merda come il girone F, Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland, Midtjylland, a te li girano un bel po', cioè Napoli prima fascia, Lazio prima fascia, e quindi però vai a vedere seconda, terza e quarta fascia, ti girano i coglioni, però è anche abbastanza stimolante, no, questo discorso di rendere l'Europa League più competitiva. Non vado a commentare gli altri gironi perché sinceramente fotte sega rispetto a quella della Champions, però alle italiane non è andata per niente bene, cioè noi ci è capitato il Leicester, Spartak Mosca e il ritorno del Lega Varsavia che abbiamo affrontato mi pare l'anno scorso. L'unica ovviamente squadra difficile è Leicester, squadra che non volevo assolutamente beccare, però se vai a vedere le altre della seconda fascia non è che erano facilissime, le uniche facili erano Celtic e Genk, tanto per dirne, ma il Leicester è quella la più col dito al cu, cioè c'è Schmeichel che è un buon portiere, c'è Fofana, c'è come si chiama, Castagne ex Atalanta, poi c'è Vardy, c'è Perez che secondo me potrebbe far uscire matto Di Lorenzo. Ma comunque, come dico sempre, sei in pista, voi volevi ballare? Balla, balla, devi ballare, punto. Camma fa, voglio camma fa, ci giochiamo. Cioè, io l'unica cosa positiva che mi viene da dire è che in Napoli negli ultimi incontri con gli inglesi, Chelsea, Liverpool, City un paio di anni fa, ci è andata sempre bene, personalmente, tranne l'Arsenal in Europa League, ma comunque il bilancio è abbastanza positivo. Quindi mi aggrappo sia a questo discorso, sia a un discorso motivazionale. Motivazionale perché in genere il Napoli in certe sfide si esalta, però ovviamente la mentalità non equivale alla qualità. Io sono del parere che il Napoli è forte. È più forte sicuramente del, mo, al di là del calciomercato deludente, al di là di tutto, però non sopporto il disfattismo. Siamo pur sempre tifosi e io voglio dare fiducia non tanto ai giocatori come io a Jesus, che poi ripeto, fiducia a tutti, però do fiducia a Spalletti sperando che l'Europa League non la snobbino e quindi Spalletti non ascolti quello là che reputa l'Europa League come una coppetta. Poi, ovviamente, siamo più forti dello Spartak Mosca e del Lega Varsavia, però l'unica cosa che mi dà abbastanza preoccupazione è l'ambiente, perché si sa, la Russia e appunto l'ambiente proprio del Lega Varsavia sono due ambienti abbastanza difficili e là la devi vincere dal punto di vista mentale, senza ma. Comunque, arrivare primi è difficile. Quindi arrivare primi e sperare
cioè non sperare, arrivare primi e non giocare i sedicesimi, e i sedicesimi si giocano a febbraio, mentre arrivare primi significa arrivare ai quarti e quindi giocare a marzo direttamente e avere gennaio e febbraio e metà marzo abbastanza liberi, così da fare più punti possibili. È difficile, però secondo me possiamo arrivare primi. Bisogna solo crederci, sperare ovviamente che in questi 4 giorni che rimangono il Napoli possa fare un mercato decente. Per quanto riguarda la Lazio, ha beccato pure loro una russa, Massia e Galatasaray. Un girone, ma proprio uno spicchio più difficile del nostro, perché Massia è francese e ha giocatori abbastanza interessanti. Il Galatasaray, giocare in Turchia non è mai facile. Lokomotiv Mosca, ugualmente giocare in Russia non è facile, stesso discorso nostro, però secondo me se le italiane riusciranno a utilizzare i giocatori, gli allenatori riusciranno a utilizzare i giocatori nel tempo giusto, riusciranno a far dosare le energie in tutte le competizioni, perché mo, per esempio la prima partita dell'Europa League sta tra Juventus, parlo di noi, tra Juventus e Udinese. Sicuramente con la Juve giocheranno titolari. Con la prima in Europa League, metà titolare e metà riserva, cioè Spalletti deve essere bravo. Io comunque voglio essere fiducioso, ma io voglio essere fiducioso perché non so, ho un non so che di fiducia. Perché l'Ester è forte, ok, non è andato in Champions come noi per un punto, se non mi sbaglio. Quindi sicuramente sarà uno spettacolo vedere Napoli-Leicester o Leicester-Napoli. Vedremo, vedremo. Fatemi sapere il vostro pronostico. Io sono ancora in live, ok? Attualmente sono ancora in live. Ho messo un po' di musica bella roccheggiante mentre sto facendo i video. Mangio sempre in live e vedremo la morte, tra virgolette, che farà la Roma. Un saluto a tutti, fatemi sapere il vostro pronostico e forza Napoli sempre, sempre. Ovviamente poi domani, dopodomani, Napoli scenderà in campo col Genoa e vedremo anche lì con morto facile. Ciao, aiuto!